Let's get started. 5, 4, 3, 2. All right. Buongiorno. Buongiorno. This is the last. It's the last morning. So it's anyway, it is what it is. No, man, don't cry. We'll try not to cry. Yeah, so we have two topics we'll cover today. Oggi parleremo di due argomenti. We'll cover the topic of aquaculture. Uno è l'acquacoltura. We'll go over some of the options, some of the advantages and benefits of aquaculture integrated into these design systems. Vedremo come l'acquacoltura all'interno di una progettazione può portare dei vantaggi e appunto le varie opzioni che si possono scegliere. And lastly, we'll cover a chapter from the designer's manual called strategies for alternative global nations. Poi parleremo di un capitolo che è intitolato strategie per le nazioni globali alternative. È un nazioni globali alternative. It's what we what sometimes is called the invisible structures. È quella che a volte viene chiamata infrastruttura invisibile o struttura invisibile. And basically it's a discussion of what are the structures within which we organize these efforts, what enables us to be able to implement these systems in terms of the community structures, social structures, legal structures, those things. Quali sono le strutture della comunità, le strutture sociali, le strutture legali che ci consentono di mettere in pratica questi sistemi, di implementare questi sistemi? And it's sort of the skeleton that everything is built upon. Sarebbe un po' lo scheletro sul quale viene costruito tutto quanto. It's the glue that allows us to stick everything together. È quella colla che ci consente di unire tutto quanto. Hopefully you'll get some ideas as to how your efforts could be organized here. Il che può darci delle idee su come voi potete organizzare qui questo sistema. Okay. So getting started. We'll call this introduction making the case for aquaculture. Why is aquaculture such a beneficial system to integrate into permaculture design? In questa introduzione vedremo perché l'acquacoltura è così importante, può essere importante se introdotta nel sistema della permacultura. I think one of the interesting things that should occur to all of us in looking at how water-based systems work is that they're really not that different in principle from the way land-based systems work. I principi sui quali si basano i sistemi che utilizzano appunto l'acqua sono essenzialmente gli stessi che sono alla base dei sistemi basati invece sul terreno. There are some obvious differences, but there are some very striking similarities. Ci sono ovviamente delle differenze, ma ci sono dei punti in comune molto molto evidenti. So I'll just read from the slide, and you'll get a clear understanding as to what I'm referring to. Quindi adesso andando leggendo questa introduzione, questo ci sarà un po' più chiaro. Right. So water cultures have long had long tested an undoubted stability. Quindi le culture basate sull'acqua hanno avuto una stabilità indubbia e provata nel tempo. Right. And many have persisted without external inputs for thousands of years. They're very long lived. E molte di queste sono riuscite a essere
diciamo, a perpetrarsi senza gli input esterni per migliaia di anni. Well, we had an opportunity to look at some of those examples, for instance, the terraces. Per esempio, uno di questi sistemi è quello dei terrazzamenti che abbiamo visto. Right, many of those the cultures that use terraces often basically have those systems be based on a water centered or water water-focused production, right, within those terraces. Molte delle culture che hanno utilizzato per millenni appunto i terrazzamenti utilizzavano anche sistemi basati sull'acqua. Okay. The stability and productivity of aquaculture systems are superior. Quindi la stabilità. I was going to say yeah, they're superior to the terrestrial systems, the land-based systems that we have thus far. Developed. Quindi la stabilità e la produttività dei sistemi di acquacoltura sono superiori rispetto ai sistemi di cultura basata sulla terra fino ad oggi sviluppati. Sì. Now this is an interesting statistic or piece of data. Given the same inputs in energy or nutrients. Questo è un dato abbastanza interessante. Con gli stessi input energetici o nutrienti, we can expect from 4 to 20 times the yield from water, yeah, than that of adjoining land. Possiamo aspettarci una produzione, diciamo, più grande tra le 4 e le 20 volte proveniente appunto da un sistema basato sull'acqua rispetto alla produzione ottenuta dalla terra confinante. Which is an amazing, I think it's an amazing statistic. Il che è appunto una statistica sorprendente. That you're able to have a 400% to a 2000% difference in production. Cioè abbiamo una produzione che può essere diversa dal 400 al 2000% in più rispetto agli altri sistemi. Now let's take a look at the reasons as to why that's the case. Perché è così? Vediamo quali sono le motivazioni. Okay, so number one, the water supply is constant for plant and animal growth in aquatic and semi-aquatic environments. Una di queste è appunto che la risorsa dell'acqua è costante per piante, per la crescita delle piante e degli animali in habitat acquatici e semi-acquatici. Okay. Secondly, plant nutrients in particular are available in soluble and easily assimilated form, meaning the nutrients are very easily made available. Quindi il secondo punto è che i nutrienti delle piante, in modo particolare, sono disponibili in forma solubile e sono facilmente assimilati. Water and the third factor. Il terzo fattore. Right. Water and nutrient flow is a factor not represented in fields, but is a critical boost to production in water. Quindi, il flusso di acqua e di nutrienti è un fattore non rappresentato nei campi, ma rappresenta una spinta di vitale importanza per la produzione nell'acqua. Your face said it all. Yeah. What's his question? Qual è la che dubbio ha? He's just like he has not understood. Meaning that in the nutrient, the way that nutrients are transported or supplied on land. Il modo in cui sono trasportati i nutrienti, le risorse sulla terra. Right, it's
they don't function in the same manner as that in water, because the, you know, obviously the medium is different, the environment is different. Non hanno la stessa funzione rispetto a come appunto funzionano invece nell'acqua. Non arrivano nello stesso modo perché il mezzo è diverso. Right, and that the way those nutrients are transported in water, they factor in being a means to significantly improve the production in the aquatic environment, in the water environment. It's not to say that it's not important on land, but it's definitely something that could, the way that the nutrients are sent. Il modo in cui arrivano, sono trasportati i nutrienti nell'acqua è molto molto importante, molto significativo per quanto riguarda appunto la produzione stessa che avviene nell'acqua. It's something that can very easily be done in water because of the nature of how it moves. È facilmente realizzabile nell'acqua rispetto ai sistemi di di terra. And the last point, and this is something that I don't think most people really think about, is that water organisms, things that live in water, such as fish and shellfish, need to waste very little energy in movement. Quindi l'altro punto molto importante è che gli organismi che vivono in acqua hanno bisogno di poca energia per appunto spostarsi, consumano poca energia per lo spostamento. They don't have to do much work in order to move. Non devono fare molto lavoro per spostarsi. Right, because they're largely free of the effects of gravity. Perché ovviamente non sono dipendenti dall'effetto della gravità. Right. They don't have to fight their own weight in order to move themselves. Non c'è il problema del loro peso per spostarsi nell'acqua, si spostano molto più facilmente. Right. They can just take that energy and they just put it into growth. Prendono l'energia che hanno e la utilizzano per la crescita. Right. And that growth basically results in creating yield. Right. E questa crescita ha come risultato appunto una produzione, la produzione. Right. So everything on land because of the nature of the environment that we move in, we have to fight our own weight. Ovviamente invece nei sistemi basati sulla terra noi abbiamo l'ostacolo appunto del nostro peso, del peso di tutte le cose. Right, we have to fight gravity. Perché appunto dobbiamo contrastare la gravità. Right. So the nature of the load on our bodies is something that takes a certain amount of energy away from our being able to just put that strictly into growth. La natura del peso nel nostro corpo fa sì che alcune energie siano utilizzate appunto per contrastare questa forza di gravità e non siano tutte invece, non vadano tutte a confluire nella produzione come avviene nell'acqua. Like clams tipo girini, tipo tutti gli animali piccolini acquatici, pesci e pesciolini acquatici, le sostanze, you know, logostino, sì, yeah. Tutti gli animali, yeah, shellfish, they have the shell on the outside, che hanno il guscio, i molluschi, sì, che hanno il guscio, sì, i molluschi, ecco, sì. Mm-hmm. Okay. Continuing. Light, nutrient, and plants occupy a three-dimensional medium, meaning you have the creation of lots of edge. Quindi l'altro punto che la luce, i nutrienti e le piante occupano un mezzo tridimensionale, cioè abbiamo un bordo, un margine largo occupato da questi tre elementi.
Right. So these interactions, right? This environment has lots of complex edges and surfaces and conditions. Quindi questi ambienti hanno dei margini, delle superfici e delle condizioni complesse. And as a result of this arrangement, risultante appunto da questa struttura, da questa organizzazione, there's been a variety of species that have developed to occupy these spaces. È stato appunto, come risultato, vi è una varietà di specie che occupano tutta questa superficie. Right, so in a sense, you know, the environment that you have on land is, again, it's very similar to what you have in water. It's just that the nature of the fluid, right, that we interact with is different. Anche nel sistema di terra abbiamo una certa varietà di specie che si producono, che si formano. La differenza invece col sistema d'acqua è appunto il mezzo nel quale si formano, cioè l'acqua, questo fluido. Right, so we know air is a fluid. Quindi l'aria è un fluido. Right, water is a fluid. L'acqua è un altro fluido. The sort of the thicknesses are different, the viscosities are different. Lo spessore, la viscosità di questi mezzi sono di questi fluidi sono diversi. And because of the differences in that viscosity, the way that all of the materials that are suspended in that environment, the way that everything interacts is going to influence. Ovviamente con questa viscosità diversa, il modo in cui tutti questi elementi sono sospesi e interagiscono nello spazio è diverso. Right, it influences the nature of the interactions of everything that is in water differently than what happens in air. E influenzano in modo diverso, appunto queste interazioni influenzano in modo diverso che se avvengono nell'aria oppure nell'acqua. Actually this is a very interesting point here. The often very rigid and very recently monocultural, meaning only producing one thing. I'm trying to use words that aren't that this big. Inhibitions, is that a problem? Inhibizioni, let's see what they mean. Okay. The often rigid and very recently monocultural inhibitions of farmers are not as yet evident in water cultures, meaning the problems they have. Yeah. No. Yeah. Meaning the tendency for only producing one type of yield has not really happened until recently, right, in water, the same way that it's happened on land. Mm-hmm. Quindi queste inibizioni nel senso di tendenza, inibizioni degli agricoltori nel senso di tendenza spesso rigida e soprattutto negli ultimi periodi concentrata su un unico tipo di coltura, non è avvenuta allo stesso modo nei sistemi basati sull'acqua, nelle culture acquatiche. Meaning, I'll try to make this a bit more clear, that there's a that land-based production, people that produce things on farms, for instance, have restricted themselves to only thinking about producing one type of output. Perché spesso che cosa è successo? Che gli agricoltori che lavorano nei sistemi appunto basati sulla terra, quindi in un'azienda agricola per esempio, si sono spesso concentrati sulla produzione di un solo tipo, una monocoltura. Right, only one type of crop. Per esempio, soltanto un tipo di raccolto. And this has certain disadvantages. Il che ha un certo numero di svantaggi. Right, you become dependent on only one type of yield, and that has some very destructive impacts. Essere dipendenti da un unico tipo di raccolto
può avere degli effetti negativi. Right. So for one, if you look at any ecosystem, any natural ecosystem, it doesn't just produce one thing. Per esempio, se guardiamo un qualunque ecosistema naturale, questo non produce un unico prodotto, un'unica cosa. Right. You don't see it dominated by only one type of output. Non è dominato da un unico tipo di produzione. Right. It's like having your body only be made up of one organ. È come se il nostro corpo fosse formato soltanto da un organo. Right. Okay. So I think I mentioned this a few days ago. Like you aren't all brain. Un po' come abbiamo detto qualche giorno fa, noi non siamo fatti solo di cervello. Or you're not all, you know, lung. O non siamo fatti soltanto di polmoni. Right, you're made up of a number of different organs and different parts. Siamo fatti da tanti organi, tanti parti. Right, and because you are made, and each of those parts serves a different function. E ovviamente ognuna di queste parti ha una funzione ben precisa, diversa. Right, it's a function that the body needs, the entire body. Ed è una funzione di cui ha bisogno tutto il corpo. Right, so the body is not sacrificed, the health or the viability of the body is not sacrificed for one part. Quindi la produttività e la salute stessa del corpo non è sacrificata, non è, diciamo, non sta soltanto non è dipendente soltanto da un organo. Right, so your body is not sacrificed, the health of your body is not sacrificed to facilitate the functioning of your brain. Quindi la salute di tutto il corpo non è appunto dipendente soltanto dalla funzione svolta dal nostro cervello. Right. You need all of the other parts in order for everything to work well. Abbiamo bisogno di tutte le altre parti per garantire un funzionamento, un buon funzionamento del tutto. And this is the rigidity that was being referred to in the last point. Ed è per questo che in questo ultimo punto si parlava di rigidità. This is the inhibition. L'inibizione, appunto. Right, because the thinking in modern farming is that I have to sacrifice the land for the sake of the product. Perché che cosa si pensa nell'attuale sistema agricolo? Che devo sacrificare tutta la terra per produrre soltanto una tipologia, una cosa. Right? That somehow it's considered a good idea to sacrifice your land for the sake of the thing that you're producing. Perché a volte pensiamo che per il bene della cosa che vogliamo produrre dobbiamo sacrificare tutta la terra. When it's actually your land, the fact that it works is responsible for you being able to produce something. Mentre in realtà è proprio la terra che è la responsabile, determina il funzionamento e la riuscita della nostra produzione. So what happens when you now have decided to sacrifice that? Quindi che cosa succede quando abbiamo deciso di sacrificare la terra, quella cosa? Now what he was saying, what Bill, the point Bill was making here was that you until recently, very recently, have not seen that happen in water-based production, like in aquaculture. Quello che viene detto in questo punto è che fino a poco tempo fa questo non avveniva nelle culture basate sui sistemi acquatici. Where you see a variety of different yields, a variety of different outputs, what's called a polyculture. Dove invece osservavamo una policoltura, quindi una varietà di produzione. Right. So this is something that has always been integrated into water-based production since the very beginning. Che sin dall'inizio è stata sempre inclusa nei sistemi basati sull'acqua. Right, a diversified output. Quindi una produzione diversificata. Unfortunately, we have seen the sort of monocultural mind, the monocultural thinking, has gone into has entered into aquaculture in the form of
sort of industrial fish farming, for example. Purtroppo recentemente abbiamo visto invece come questa tendenza alla monocoltura sia entrata anche nei sistemi acquatici, un po' perché gestiti per esempio a livello industriale, come le aziende appunto gestite a livello industriale. Right, where we're seeing the same types of problems that people have now, that farmers have with very large herds of livestock. Sorry, can you repeat this? That where you're seeing the same types of problems. Yeah. That farmers have with very large herds of livestock that are, you know, fed on feedlots. Ah, okay, livestock. Okay. Per esempio, abbiamo visto lo stesso problema con agricoltori che si trovavano a gestire una tipologia di bestiame unica, di un solo tipo, è grande, vasta. Right. So the problems with managing the waste. Quindi that comes from the animal. Il problema che uno dei problemi che ne derivava era appunto il controllo, la gestione dei rifiuti che erano prodotti. The emergence of disease. La presenza di malattie. Right, that results from the nature of the environment that they're raised in. Che era causata dalla tipologia dell'ambiente nel quale venivano appunto fatti crescere. Right, and also that results from how they're fed. E anche anche dalla tipologia di alimentazione degli animali. Okay. So that's that point. Energies lost in cultivation are eliminated or reduced in aquatic systems. Le perdite di energia nella coltivazione sono eliminate o ridotte nei sistemi acquatici. Again, because of the nature of the type of production and the environment itself. Data sia la tipologia dell'ambiente stesso, ma anche della produzione. Okay. Although management of those systems, right, may need to be as skilled as it is for land crops. Sebbene la gestione di quei sistemi debba essere ha delle abilità alla base ben precise che le consentono di essere realizzate esattamente come i sistemi basati sulla terra. Right. Again, there are a number of moving parts, if you will. There are a number of complex factors that will influence whether or not these systems are viable if they work well. Ci sono una serie appunto di parti, di elementi che determinano il funzionamento più o meno corretto di quei sistemi. Right, so you need to have an awareness of again how those factors are functioning and then make adjustments accordingly depending on what's happening. E quindi bisogna verificare il corretto funzionamento, la modalità di funzionamento di questi fattori ed eventualmente porre delle modifiche. Last point. Impounded water or stored water has a great variety of products other than food, has a great variety of uses other than just food. Un altro punto è che l'acqua raccolta ha una grande varietà di prodotti va oltre, diciamo, i prodotti di tipo alimentare. Right, so it flows on to energy production. Si parla quindi di produzione energetica, recreation, ricreazione, irrigation systems, rigenerazione, sistemi di irrigazione, and transport, e trasporti. Right, just to give a few examples. Come giusto per darvi qualche esempio. Okay, so for instance, in what we had discussed before, with earthworks and the creation of water storages, this would be an example as to why those types of systems and structures would be good to consider. Quindi, per esempio, vi ricordate quando abbiamo parlato dei lavori di sterro o dei sistemi di irrigazione? Questo è un punto che ci mostra, che è abbastanza interessante al riguardo di questi elementi. If I may, I'd like to look at a few more specifics concerning the benefits of aquaculture. Quindi, andiamo a vedere più nel dettaglio i benefici, i vantaggi di un sistema basato sull'acquacoltura. Okay.
So, for example, right? Fish and other water animals, they're an excellent source of protein. Quindi, il primo punto, i pesci e animali altri animali acquatici rappresentano una fonte eccellente di proteine. Right. And additional nutrition as well as an excellent source of income. E di nutrienti, fonte nutritiva, così come anche di diciamo risorsa naturale. Right. So aquaculture systems actually provide more meat for the same area of land than any other animal system. Quindi i sistemi di acquacoltura essenzialmente forniscono più carne, nel senso di prodotto, dalla stessa rispetto alla for the same area of land. Quindi i sistemi di acquacoltura forniscono più carne per la stessa zona di terra rispetto ad ogni altro sistema animale. So, for example, there's a gentleman in the United States named Will Allen. Questo Will Allen è un americano. He runs a organization called Growing Power. Che gestisce una un'organizzazione chiamata Il Potere della Crescita. And this is in I'm going to misspell Milwaukee. I think it's Milwaukee, if I remember. It's in Milwaukee, Wisconsin, USA. Nel Wisconsin, sì. Negli Stati Uniti. And what he has integrated into his setup, he has an urban agriculture focused non-profit. È un'organizzazione no-profit gestita appunto a livello agricolo a livello urbano. Right. Urban agriculture. Di agricoltura urbana. All right. Now in this one of the centerpieces of his operation now is an aquaponic system, something called aquaponics. Aquaponics. Not hydroponics, aquaponics. It's different. È uno degli elementi fondamentali sui quali si sta concentrando adesso questa organizzazione. Okay, so it's aquaponics, and we'll look at that system a little more in depth. In particular, aquaponics is the combination between aquaculture. Quindi questo che vedremo più avanti un po' meglio rappresenta la combinazione di acquacoltura and hydroponics. E idroponici. Okay. Aquaculture and hydroponics. So what he's been able to do and what he's been able to do with this system is on three acres of land. From 3 acres of land, which is it's a little over a hectare. Quindi con una porzione di terra un po' più grande di un ettaro. You know, I guess it's approximately like, I don't know, 1.2 hectares, something like that. He's producing 1 million pounds, right? Approximately 500,000 kilos of fish and vegetables. Of fish? Fish. Okay. Fish and vegetables. Quindi con right? Roughly 500,000 kilos. Sta producendo più o meno 500,000 chili di verdure e di pesce. Okay, so and this is
This is done using the hydroponic sort of that hydroponic based production. Utilizzando una produzione basata sull'idroponica. And just to, I guess I can fast forward to that for a moment. Andiamo più avanti. All right, this is basically how the system functions. Questo più o meno è come funziona il sistema. No, ha detto che l'acquaponica è acquacoltura più idrocoltura. Yeah, so basically the way the system works is it's a combination of aquaculture and hydroponics. Quindi essenzialmente l'acquaponica funziona come una combinazione di acquacoltura più idroponica. Okay, now this is the way it works is that it leverages the nitrogen. Quindi si fa leva sul ciclo dell'azoto. Right, so just like the way plants grow on land, right, they're fed nitrogen in a form that they can easily assimilate, right? They're fed the nitrogen by bacteria. Quindi un po' come le piante si nutrono, riescono ad assimilare attraverso i batteri la quantità di azoto che prendono. Right, so there are two tanks that make up the system basically. Quindi two ci tanks. Sono sì, due cisterne, due depositi, sì. Right, so there's a tank that's used to grow vegetables. In uno vengono piantate, viene utilizzato per la crescita delle verdure. Okay, and there's a tank that's used to produce fish. Nell'altro vengono prodotti pesci. Okay, and so the fish serves as the source of nitrogen. Quindi i pesci rappresentano la fonte di azoto. The nitrogen comes from the fish waste. L'azoto deriva dai rifiuti dei pesci. Right, so the waste that comes from the fish is then pumped, is then suspended in the water. Quindi questi rifiuti prodotti dai pesci rimangono sospesi nell'acqua. That they swim in. Nella quale loro nuotano. That water is pumped up to the tank where the vegetables are being grown. Quest'acqua viene pompata nel contenitore nel quale stanno facendo crescere le piante. Okay, the ammonia that is in the fish waste is then converted into nitrite. Quindi l'ammonio contenuto nei rifiuti dei pesci viene si trasforma e convertito in nitrite. Right, that nitrite is also then turned into nitrate. Che viene Sorry, the nitrate is right. So remember before we said that there are three basic forms of yes, ci sono sì. Nitrogen. So ammonia, nitrate, okay. Nitrite. Quindi dall'ammonio nitrite viene trasformato in nitrato. Okay. Right. So the ammonia that's in the fish waste is included or mixed in the water that comes from the fish tank. Quindi l'acqua che giunge, che viene pompata nel contenitore dove ci sono le piante, appunto contiene l'ammonio. Right, the bacteria that is in this container along with the vegetation that's growing, the plants that are growing, turns the ammonia into a more preferable form. Mm-hmm. Of nitrogen. Quindi i batteri presenti nel contenitore dove stanno facendo crescere le piante trasformano l'ammonio in una forma diversa, appunto preferibile di azoto, che è il nitrite. So when the ammonia is turned to nitrate, for example, that is the primary form of nitrogen
that's taken up by the plants. Quindi, quando l'ammonio viene trasformato in nitrite, il nitrite rappresenta la prima forma di azoto che viene assunta dalle piante. And then that's how they're fed. Ed è appunto il modo in cui le piante vengono nutrite. But also what happens in the transformation of this ammonia is that the water is cleaned by the plants. Un'altra cosa che avviene grazie all'ammonio è che la trasformazione dell'ammonio in nitrite è che l'acqua si ripulisce, si purifica. Right, so eventually the clarified water, the clean water that's been filtered by the plants is then put back into the tank. E quindi l'acqua pulita che viene appunto filtrata dalle piante ritorna nel contenitore dove ci sono i pesci. Right, so the advantage of the system is that the vegetables, right, the plants have a constant source of water and food. Quindi uno dei vantaggi fondamentali è che le piante hanno un input costante sempre di acqua e di cibo. So for example, I put on the folder that you're going to be able to take home with you. I put some material from a man named Murray Hallam. Nella cartella che vi darà c'è del materiale di Murray Hallam. Yeah. So Murray Hallam he's done a lot of work in the development of aquaponic systems. Il quale ha sviluppato molto materiale sulla realizzazione di sistemi basati sull'acquaponici. You know, and he talks acquaponica. About how, for example, in using this system, he can grow a lettuce in 24 days. Per esempio, con un sistema del genere è riuscito a far crescere, a produrre lattuga in 24 giorni. Right, so you get very healthy. Very healthy produce. Un prodotto molto salutare ha ottenuto. Right. The interesting thing is that it's basically a closed system. It's something that, you know, it doesn't require much in the way of inputs except for the food that feeds the fish. Quindi è un sistema che non ha bisogno di moltissimi input a parte quelli appunto prodotti dai pesci. È un sistema molto basico, basilare. Right, so this is a so that this this is a, I mean that's a lot of food. You know, that's a lot of food to grow on a, you know, a little over a hectare. Se pensate ai dati che vi ha fatto vedere di produzione per un solo appunto per una soltanto una zona di quel tipo, rappresentano un dato molto molto interessante. What's the energy waste to pump the air? The water and for air. The light. I think the systems vary, but it's I think the power rating is actually, you know, actually probably less than the one for the compost tea, which was 20 somewhere between 25 and 50 watts. 25. It's probably it's less than that. Less. Yeah. Forse per una produzione energetica di meno di 25 watt, quella che abbiamo detto l'altra volta per poter produrre il compost tea, il consumo energetico del compost tea. I've actually provided documents telling, you know, showing how to create an aquaponic system using a international bulk carrier, international bulk container. You put it in the folder. Yeah, it's in the folder. Nella cartella ha messo anche del materiale per realizzare un sistema di questo tipo con diciamo una vasca, una grande. Complete with a video. E c'è anche il video che vi illustra come si fa. Right, so you can try it out. Potete provarci. And you know, the systems vary in size. Ovviamente il sistema cambia in base alle dimensioni. But it, you know, it's something that allows you, and especially within sort of an urban environment,
it allows you to be able to have a very high yield in a small space. Per esempio, in ambiente urbano ci consente di avere una produzione molto molto ampia, grande, da una porzione, da uno spazio comunque limitato. Tilapia are the only fish species that they can use for this system. They're the most common fish that's used in this system. Sono i pesci più comunemente utilizzati per questo sistema. But can they use other? Yeah, types? there are other species that can be used. You know, you often see jade perch or silver perch used as well. Silver perch sono sì, ci sono altre. I'll write it down. Silver perch. Jade. Vediamo. Jade perch sono is often quoted. Perch. Silver perch. There's, you know, there are some other species. Sì, no, forse but silver, quella è anguilla. Forse silver, yeah, silver è anguilla. Silver perch. There are a variety of species that are, you know, that are cited. But it's tilapia da noi non hanno la vecchia l'anguilla, le tinche, le carce, le trote, sì. Allora volevo sapere se can they use eel? I would imagine you could use eel. You mean basically they're fish. Yeah, forse you can farm sì. Eel. Le anguille, farm sì. Eel, yeah. There are a variety of species, and we'll take a look at a few that are sort of commonly farmed because they do well. Okay, magari poi dopo vediamo quali sono più nel dettaglio le altre tipologie di pesce che possono essere utili. But just having having an awareness of this being an option is something that it's something that will allow you to have a very high level of production in a very small space, which again is something that is an advantage of using a water-based production. Un sistema come questo ha il vantaggio di garantire una produzione molto molto elevata derivante da uno spazio abbastanza limitato, quindi è molto vantaggioso per questo. Well, let's take a look at again a few more examples here. Posso chiedere una cosa? Mm-hmm. Giusto una curiosità. Quell'ettaro, quei 12.000 metri quadri di terreno, sono tutti in vasca, cioè sia per l'acqua cultura che per l'idroponica, sono tutto vasca, quindi diventa una specie di industria, oppure è diversificata la tipologia di, cioè non ho That 3 acres of land that has been used in that example is occupied with the system, the aquaponic system, or there is a varied another. Yeah. There are a number of other. In that case. Yeah, there are a number of other activities taking place on the site. So, for example, they have compost that they produce on site. Relative to the size, a very high volume of compost that's made, for instance. Ci sono altre attività anche che realizzano in quel luogo. Sì, tipo hanno un volume di compost realizzato molto molto rilevante. Do they use compost in hydroponics? No, not necessarily, because what the growing medium for the plants is actually like gravel, or they sometimes use clay balls, you know, that are put into the tanks, and then the vegetables, the plants, the seedlings are put into that grow medium. No, in genere le piantine vengono inserite sì o nella ghiaia o in palline di argilla, sempre nel contenitore, no? And remember that the input for nutrients in this case comes from the waste of the fish. Ovviamente il numero di nutrienti arrivano dai rifiuti dei pesci in questo caso. Right, as opposed to, you know, on land it would be
it would be soil. Mentre nella terra sarebbero i nutrienti contenuti appunto nel terreno. Quindi per vendere questo compost. Per the compost that they they're making is sold. It's so is used to be sold. Or yeah, they I mean, use it some, on the some land. Of, some of it for sure, and then there's other types of production on the site. Thank you. Alcuni vengono, cioè un po' del compost viene venduto, altro viene utilizzato nelle altre attività, perché ci sono una serie di attività diverse in questa. But the other interesting thing about this operation is, if I remember hearing him correctly, I think he said that he's the largest year-round food producer in the state of Wisconsin. Se non era, questo signore è il più grande produttore di alimentare del Wisconsin per quanto riguarda appunto la produzione annuale. Which is pretty remarkable because Wisconsin is a sort of a major agricultural state, but mostly dairy. Che è una cosa, un dato abbastanza sorprendente se pensiamo alla grandezza del Wisconsin, in questo stato viene prodotto soprattutto alimenti latticini, diciamo, prodotti caseari. Right, it's you know, Wisconsin's known for, you know, cheese and meat and sì, tipo appunto formaggi di vario tipo. Right. So we'll take a look at a couple of aquaponics examples a little later on in the session. Vedremo altri esempi di questo comunque più avanti. But just to, again go through a few more of the benefits of aquaculture systems. Vediamo altri benefici, vantaggi del sistema in acquacoltura. Right. Productive water plants and pond edge plants can be grown and harvested. Quindi piante acquatiche produttive e piante al bordo di stagni possono appunto essere fatte crescere e raccolte. So for example, this is actually from an organization in Australia, Permaculture NUSA. It's a permaculture group in Australia. Questa immagine si riferisce ad un'organizzazione australiana che si chiama Permaculture NUSA. And it looks like this is from a woman named Janet Millington, who I have to mention this, especially for you, Ilaria. She's written a wonderful book for using permaculture in schools. It's called Outdoor Classrooms. I just had to mention that before I forgot. Questa signora ha realizzato un libro che illustra dedicato, diciamo, a questa sezione, a questo argomento per le scuole. Outdoor Classrooms. Dal titolo appunto Lezioni all'aria aperta. Classrooms. Di Gary right, Millington. Yeah, so I just saw Janet Millington. So it looks like she's provided this. Che ha appunto realizzato e gli ha dato questa immagine. Right, so these are an example of some of the types of water plants or types of water production that can be grown within aquaculture systems. Questi sono degli esempi di produzione acquatica che può essere realizzata in acquacoltura, appunto. All right, so there's water chestnut. La castagna d'acqua. Water, which is here you can yield 7 tons of water chestnut per acre. Per hectare. Si possono produrre 7 tonnellate per ettaro. 7 tons. That's a highly productive plant. Azolla. La zolla. Right, which is it's like a little water plant you often find on the surface of ponds. È una tipologia di pianta acquatica che si trova spesso sulla superficie degli stagni. Another example would be a duck weed. It's called duckweed. Che il D-U-C-K. Il duckweed, right? Duckweed and azolla. La lemna, la lenticchia d'acqua. Okay, it's a very I think they both have very high protein content. Che ha un contenuto proteico molto alto, abbastanza alto. And it's very good material, especially if you can, you know, once it starts producing in very copious amounts, you can use it again to mulch gardens or to use as a soil building material.
che può essere utilizzato per creare appunto il pacciame per il ripristino dei suoli. Tahitian spinach is another Spinacio example here, tahitiano. which is similar to taro. Che è simile al taro. Right, taro is another a fairly well-known water plant. Una pianta acquatica abbastanza conosciuta. Ken Kong. Ken Kong. They sometimes called, huh? No, not King Kong, Ken Kong. Ken Kong. Which is sometimes called water spinach. Water spinach. Right, and it says it can yield 90,000 kilograms per hectare. You can eat Che this. può produzione può corrispondere a 90.000 kg ad ettaro. Right, so here the leaves are a good source of vitamins, right? A, C and E. Le foglie rappresentano una buona fonte di vitamine A, C ed E, Right, good source of iron. di ferro and a number of other minerals and the nutrients. e altri minerali. So it's a good source of animal feed. È una buona fonte, è utilizzabile per la nutrizione degli animali. And it's also valued for producing fish that are herbivorous, right? They eat plants. Sono buoni per la produzione di pesci erbivori che mangiano le erbe. Right. Young leaves are good in salads. Le foglie giovani possono essere mangiate nelle insalate. Older leaves for stir fry. Oppure le foglie più vecchie sono utilizzate sì per friggere And the o young stir fry. and the young stems can be picked for eating. Mentre si possono utilizzare anche i rami, gli steli giovani per appunto per essere mangiati. Right, they mention here papyrus, and a few other species. But basically, these types of arrangements are going to be more common in places like the tropics, for instance. Per esempio, uno sistema come queste realtà possono essere utili nei tropici. Although you do have examples of aquaculture or water-based cultures in places like Iraq. Oppure ci sono anche dei casi in cui viene utilizzata l'acquacoltura, per esempio in Iraq. Right, they have marshes that I think many people are Dove ci sono degli acquitrini not familiar with. Hold on. che non tutti conoscono. So here's an example, if I can just bring it up. Oh, here we go. Here we go. Yeah, so, these types of arrangements will, you sometimes have these systems used in places that you wouldn't necessarily suspect. Diciamo che questi sistemi vengono realizzati in posti dove, in modi, con strutture che, diciamo, non ci aspetteremmo. Just go through a few more of the benefits, and we'll look at some examples. Pest management of gardens and farms is assisted as pest predators are attracted. Right, so this can be a means to integrate sort of a pest management systems that rely on creating habitat, right, for other types of species that feed on things that may be plaguing your gardens, for instance. Quindi può essere utilizzato questo sistema come uno strumento per appunto gestire e controllare gli insetti e quindi attrarli, creare un habitat nel quale siano attratti e magari non vanno più a rovinare le vostre terre. E quindi gestione degli insetti per gli orti e per diciamo, i sistemi agricoli. Aiutati dal fatto che questi predatori di insetti sono attirati da questi posti acquatici. Ma sono positivi questi predatori? Cioè sono Diciamo che insetti o
No, l'insetto che è dannoso per la pianta viene attirato da questi posti e quindi il vantaggio è per la terra che si sta coltivando. Sì. Quale immagine? C'erano due fossi. Ah, ok. The picture of Iraq, there were two pittings. Oh, and they were they used for the aquaculture system? They look like were they ponds? Were they? Let me see if I understand. Oh, you mean here? Mm. Were they used for the these two containers? I mean, they were wells, or I mean, they could they would likely be places for water catchment. Per la, forse per la raccolta yeah, dell'acqua erano utilizzati. Yeah. And which is the one used for the aquaculture system? I'm not sure if in this particular case that they're using these in particular to raise fish, for instance. But I mean, these are obviously these reeds are likely harvested from some type of water plant, for example. So this would be an example of a yield that came from some type of water-based production, like you know, reeds or rushes. Nell'immagine non vediamo il sistema di acquacoltura. Però diciamo il raccolto prodotto in nella foto che vediamo in quella struttura sicuramente è realizzato sfruttando appunto il sistema di acquacoltura, anche se non lo vediamo noi, no. Yeah, so. Sono canne. Aquaculture systems can be used to turn animal waste and plant waste into food for fish and water plants. Quindi i sistemi di acquacoltura possono essere utilizzati per trasformare rifiuti animali e rifiuti di piante in cibo per i pesci e per le piante acquatiche. Right, so they can be used as a part of a waste management system. Quindi possono appunto essere utilizzati come parte di un sistema di smaltimento dei rifiuti. Right, then after fish are harvested, the ponds can be cleared, the ponds can be cleaned to provide high quality fertilizer for plants. Quindi, dopo che sono stati appunto raccolti i pesci, questi stagni possono essere ripuliti per offrire dei fertilizzanti di alta qualità alle piante, quindi per funzionare come fertilizzanti di alta qualità per le piante. Because things that water-based plants and animals have a very high nutritive content. Perché proprio dato l'alto contenuto di sostanze nutritive nella base appunto di questi stagni. Right, so that can be transferred to land. Che può essere trasportato e trasferito sulla terra, sul terreno. And those nutrients and that energy can be used to create yield on land. E quella fonte energetica quindi può essere utilizzata per la produzione di raccolti sul terreno, sulla terra. Right. Aquaculture systems can be made on land that has low productivity. I sistemi di acquacoltura possono essere realizzati sulla terra, su terreni che hanno una bassa produttività. Or land that cannot be used for other plants and animals. Oppure su terreni che non possono essere utilizzati per altre piante o altri animali. Especially swampland. Per esempio per le paludi, per le terre paludose. Rice, chicken, pig and duck production, for example, can all be combined with aquaculture to improve production in both systems. Quindi la produzione di riso, pollame, maiali e anatre possono essere combinata associata con l'acquacoltura per migliorare la produzione in entrambi i sistemi. Okay, and we can probably take a look at again a few
examples of how that could all be organized. Magari poi possiamo vedere degli esempi concreti su come questo avviene, può essere organizzato. Aquaculture systems assist water flow and drainage in the wet season. I sistemi di acquacoltura agevolano, aiutano il flusso d'acqua e il sistema di, diciamo, drenaggio nella stagione umida. And in the dry season, mentre nella stagione secca, right, they provide a source of a store of water that can be used for animals, for instance, to water livestock. Forniscono una, diciamo, una un deposito di acqua che può essere utilizzato per l'acqua animale. And then lastly here, another important feature, and this is something that we've alluded to previously, is that aquaculture systems change and modify the climate. Un altro punto che abbiamo anche già menzionato più volte, che i sistemi di acquacoltura cambiano e modificano il clima. Anytime you're able to hold water in landscape, ogni volta che riusciamo a trattenere l'acqua nel nostro paesaggio, sul paesaggio, it's an extremely critical factor in being able to store energy. Rappresenta un fattore critico importante per la conservazione, appunto, energetica nel terreno, nel territorio. It can serve as a sink, right, for energy. Rappresenta, appunto, un vero e proprio deposito energetico. Like a buffer. Come fa un po' da cuscinetto, diciamo. It can soften the impact of, you know, incoming light and heat. Perché diminuisce, diciamo, l'impatto sia del calore, della luce. And that can further be leveraged to create growth, which will further allow you to modify those incoming energies. E può essere effettivamente utilizzato per la produzione che ha un impatto su quei fattori che consentono, appunto, di conservare, di mantenere l'energia. Right. So they make the surrounding temperature less hot or cold. Quindi rendono la temperatura circostante meno alta o meno calda o meno fredda. Right. Therefore making it a more comfortable climate. E quindi creano un clima più diciamo più mite, ecco. Right. This is beneficial for trees and crops. Il che è vantaggioso per gli alberi e per i raccolti. And for house areas as well. Così come per le zone abitate. Right. Because we know that climate can greatly affect the output or the productive capabilities of trees. And especially annual crops, because they have a particular range of temperatures and conditions that they're able to germinate and grow. Perché sappiamo bene che il clima è molto importante, determina la produttività per esempio degli alberi, perché sappiamo che ci sono delle temperature specifiche nelle quali la crescita, la produzione è più favorevole, più realizzabile. So just generally, we'll cover these three objectives for aquaculture, and then let's take a look at some examples. Okay, quindi gli obiettivi. Vediamo quali sono questi tre obiettivi dell'acquacoltura. Right. So overall, the objectives are, right, to create stores of water that are productive, healthy, and to whatever extent possible, self-maintaining. Quindi uno degli obiettivi è creare degli stagni, dei bacini di raccolta dell'acqua, quindi degli stagni che siano produttivi, salutari e autosostenibili, il più possibile. Secondly, we want to create these storages of water that have as much edge as possible. Secondo punto, vogliamo creare questi stagni, questi depositi di acqua che abbiano, diciamo, più bordi possibili. R-
bordi, cioè margine, che offrano il più margine possibile. Right, because it's when you're able to create edge that you also create the possibility of generating yield. Perché quanto più riusciamo a creare appunto questo margine, saremo più capaci di produrre, di avere una produzione. Right, so more edge basically equals more food. Quindi più margine vuol dire equivale a più cibo. And thirdly here, we want to produce as many different foods and products as possible within the same area. E l'altro obiettivo, il terzo, è produrre una varietà, quanta più varietà possibile di prodotti e di cibo nella stessa zona. Right, so if you're able to combine in the creation of this edge, if you're able to combine ideally land-based production and water-based production and basically combine them, juxtapose them, put them together, then you really you create these edge opportunities for production. Quindi la produzione, se riusciamo a combinare la produzione basata su sistemi in acqua e quella basata su sistemi di terra, abbiamo molte possibilità di aumentare ancora di più appunto la produzione totale e il margine appunto di produzione totale. Right. Let's take a look at a few more points. Quindi se io per esempio non dovessi mangiare